Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi, mamma mia, abbiamo un sacco di novità e di leaks allucinanti relativi alla nuova season di Fortnite, ai nuovi concetti, a degli easter eggs che sono stati scoperti nella mappa e a delle curiosità che vi faranno accapponare la pelle, ragazzi. Eh sì, perché oramai ci siamo. Ieri sono state, anzi, l'altro ieri sono state terminate le sfide della settimana numero 10, che è stata l'ultima, quindi a portar via tutti questi 2 mesi della season 6 di Fortnite, davvero vissuti momento per momento, almeno per quello che mi riguarda, una delle season veramente più interessanti di questo nostro gioco. Vedremo ovviamente, ragazzi, in questa season 7 tutte le varie modifiche della mappa, quello che succederà riguardante la neve e il ghiaccio, ma non vi preoccupate che ne tratteremo in questo video. Quindi, prima però di cominciare, vi ricordo un bel pollicione in su, ragazzi, non dimenticatevi di lasciarlo, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le notifiche, su tutte le curiosità e su tutte le news. Ma ragazzi, qua nei commenti voglio le vostre risposte alla domanda di oggi. Lo sapete che io ci tengo tantissimo a sapere quello che mi scrivete, infatti vi lascio i cuoricini nei commenti. Ragazzi, io ho sto dubbio, ho bisogno che mi rispondiate. Ma secondo voi, raggiunto il livello 100 stagionale, si ottiene qualcosa? Punto di domanda? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Quindi ragazzi, ciancio alle bande, bando alle ciance, parliamo subito di una cosa interessantissima che è stata implementata, anzi che verrà implementata tra pochi giorni direttamente da Epic Games. Si chiama l'Account Merge Delay. Che cosa vuol dire? Praticamente dai primi di dicembre, indicativamente tra una settimana o due, dovrebbe cominciare il programma di Epic Games che permetterà di poter trasferire tra i vari account, ovvero sia gli account Switch, gli account Xbox, i PS4 e i PC di una stessa persona, tutti gli oggetti, le statistiche e i progressi in Save the World. Sembra che, almeno per quello che ho capito, adesso non sia possibile fare questa cosa. Io gioco da PC e non gioco a Save the World, quindi indicativamente non mi tocca la cosa, ma per voi che invece volete scambiarvi, magari avete iniziato con una console e vi siete spostati sul PC, o viceversa, o avete diverse console, fra pochissimo potrete unire tutti i vostri account in un unico singolo account e quindi ottenere tutti i vostri progressi in un unico account senza più perdere niente. E già questa è una cosa che assolutamente merita una nota positiva per Epic Games. Ma ragazzi, andiamo avanti e finalmente parliamo di quello che c'è scritto nel titolo, ovvero sia della possibilità di ottenere, come si fa a ottenere queste nuove skin, ragazzi. Sono 2 skin ancora, lei non è ancora stata rilasciata, si chiama Insight, se non ricordo male, mentre lui si chiama invece Reflex e ho già avuto modo di vederlo in una partita in gioco. Devo dirvi la verità, carino, niente di eccezionale però. Vabbè, sempre una skin nuova, ragazzi. C'è solo un modo per ottenere queste skin, ragazzi, e lo vediamo direttamente nell'immagine ufficiale della pubblicità della GeForce. Quindi, per ottenere, ragazzi, non lei, attenzione, ma la skin Reflex, che era lui, bisogna acquistare una scheda grafica Nvidia GeForce. Stiamo parlando della 1070 Ti, della 1070 normale o della 1060. Ma attenzione, perché non otterremo solamente la skin, bensì tutto il pacchetto completo, ragazzi, che comprende 2000 V-Bucks. E già, sono 25 euro risparmiati, ci può stare. La skin Reflex, che sarebbe lui praticamente, il deltaplano Pivot, il piccone Angular X, lascia angolare, e il backpack che si chiama Response Unit. La cosa, ragazzi, veramente interessante è che queste, anche se
costano, perché comunque le GeForce non è che sono proprio economiche, non sono skin né leggendarie né epiche, sono semplicemente delle skin rare. Quindi ragazzi, GG, anzi è semplicemente una skin rara, perché come vi ho detto ragazzi, non sappiamo ancora quando verrà rilasciata la versione femminile di questa skin, ma abbiamo un'altra curiosità che arriva direttamente da Reddit, ragazzi. Un utente spagnolo sulla pagina di Reddit, se non ricordo male, di GeForce, di Nvidia, scrive: ma scusate, io ho comprato, voglio comprare una 2080 Ti. Succederà qualcosa anche per me, visto che non è menzionata? Risposta ufficiale di Nvidia GeForce spagnola dice: certo, ma con la 2080 Ti abbiamo una promozione molto molto più grande, ragazzi. Quindi se avete intenzione di acquistare una 2080 Ti e non so, potete vendere un mezzo rene per acquistarne una, aspettate, se proprio siete grandi giocatori di Fortnite, che dovrebbe arrivare una mega promozione da parte appunto ufficiale di Nvidia per quello che riguarda appunto questa skin. Quindi ragazzi, GG per le due skin nuove. Ma andiamo avanti e parliamo di, ovviamente, vi aggiorno su quello che è stato trovato, ragazzi, che è assolutamente incredibile. Stiamo parlando, ovviamente, ragazzi, del nuovo e nostro cubo di ghiaccio, ragazzi, il cubazzo, come lo chiamo io, che sembrava essere una tempesta, o meglio, era una tempesta che è stata purtroppo, che invece si è rivelata coprire questo enorme iceberg. E come avete visto là in alto con questo castello, che in questa immagine molto ripulita si nota benissimo uscire dalla punta dell'iceberg. Ma ragazzi, non ho finito, voglio lasciarvi a un video. Beh ragazzi, abbiamo visto che figata! Un utente è riuscito ad arrivare fino alla tempesta, e quindi questo è quello che dovremmo più o meno trovarci fra qualche giorno nella Season 7. Chissà ragazzi se questa torre, chiamiamola così, che è stata trovata, che è stata scoperta, è solo la punta del castello, o se invece è proprio una torretta sopra un iceberg, il che sarebbe veramente veramente fighissimo. Tra l'altro ragazzi, non so se lo sapete, ma c'è un piccolo, anzi mica tanto piccolo, easter eggs nel nostro gioco che ci come dire, suggerisce quello che potrebbe succedere con l'arrivo di questo enorme iceberg. Se infatti ragazzi andiamo dove c'è il cinema all'aperto a Rapide Rischiose, fino a qualche giorno fa vedevamo i tre film che erano in proiezione, il Dusty Impact, The Hills Are Haunted, le colline sono piene di fantasmi, roba del genere, e The Cabin in the Wheeling Woods, la cabina nel bosco, nel rifugio ritirato. Beh ragazzi, se invece adesso con l'ultima patch andate di nuovo a Rapide Rischiose, troverete una cosa interessantissima, che è un unico film che si chiama Prepare for Collision. Quindi ragazzi, nei luoghi comuni ovviamente l'iceberg è associato a un impatto con qualcosa, una collisione con qualcosa, quindi potrebbe ad esempio essere, mi viene in mente, il Titanic, il coso più famoso, ma anche un sacco di navi rompighiaccio o altri film magari minori hanno comunque mantenuto sempre l'impatto con un iceberg, sempre una cosa da
temere, ovviamente. Quindi chissà se questo iceberg si collisionerà, quindi impatterà veramente con il laboratorio della latrina, con approdo avventurato, o magari, ragazzi, ancora un po' più largo, su spiagge snob, non lo sappiamo, ragazzi, però sicuramente ci stanno facendo piano piano capire che comunque un impatto ci sarà, ragazzi, e davvero non vediamo l'ora di vedere quello che ci aspetta tra una manciata di giorni che si contano su una mano sola. Per chiudere, ragazzi, volevo farvi vedere un'altra cosa interessantissima. Questa è tratta dalla scorsa season, quindi a settembre, il 27 settembre, l'inizio della season 6. Come sapete, il weekend precedente all'arrivo della season è stato dedicato al bonus del 400% per poter livellare violentemente sia il pass battaglia per chi non ce l'ha fatto, sia lo stagionale per chi avesse desiderio di arrivare fino alla fine. Quindi speriamo che da oggi, ragazzi, cominci il weekend del 400%, ce lo auguriamo tutti, e ovviamente a tutti vi auguro di poter arrivare al massimo delle vostre potenzialità sia nel pass battaglia che nel livello 100. Chiudo solo dicendo che non è ancora stato ufficialmente detto se nella season 7 sarà possibile maxare il money, quindi andare avanti con i punti esperienza. Io credo di sì, se pensiamo semplicemente che il piccone del Ragnarok e le missioni sarebbero potute essere finite in questa season, quindi molto probabilmente la cosa succederà. Ovviamente staremo tutti a vedere. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando un bel like, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo presto, ciao!